Ciao ragazzi, bentornati a una nuova lezione di basso in pillole e come dicevo un po' di tempo fa, se volete maggiori informazioni su di me, www.angeliciluca.com. Ogni tanto è giusto ricordare i vecchi slogan. Allora, la lezione di oggi nasce da un messaggio che mi invia Paolo e mi dà lo spunto per parlare di una cosa che è molto importante, ovvero l'organizzazione del tempo dello studio. Ovvero Paolo mi scrive: come mi ha fatto una serie di domande, una serie di richieste, questa è la prima, poi magari le altre le sviluppiamo con strada facendo, diciamo così. Allora, il primo punto è come organizzare il poco tempo da dedicare allo studio. Tra lavoro e famiglia il tempo è sempre poco e quando mi metto al basso non so da che parte cominciare per organizzare un lavoro utile e concreto. Concentriamoci su queste due parole, utili e concreti. Allora, e questa, diciamo, l'affermazione che farò fra poco sicuramente mi farà cancellare 10-15 persone dal canale, ma bisogna capire cosa è concreto e cosa è utile e cosa no. Il fatto di mettersi ad ascoltare musica, suonare basso e suonarci sopra così, quello è più un cazzeggiare che un suonare, quindi non è utile e non vi fa fare miglioramenti. È divertente perché chi non ha piacere di mettersi magari a suonare così e di cazzeggiare ogni tanto perché ci distende, ci rilassa dopo una giornata di lavoro, dopo magari i problemi in famiglia, uno ha anche voglia di divertirsi, ok? E quello è una parte, diciamo, dell'aspetto musicale, ma se volete migliorare, se volete crescere, se volete fare un lavoro utile e concreto, quel lavoro non vi porta da nessuna parte, ovvero vi distende, vi rilassa, ma non vi fa crescere. Per migliorare, per fare un lavoro utile, dovete studiare in un determinato modo. Solitamente dovete studiare cose che tendenzialmente non vi piace studiare, che vi risultano noiose e che vi affaticano. E quindi mettendo insieme queste tre cose, molte delle persone che studiano uno strumento spesso abbandonano. Però il segreto sta spesso in questo, quindi farsi piacere delle cose che normalmente non ci affascinano. Chi ha voglia di fare degli esercizi di tecniche infiniti o magari addirittura la lettura di parti o lo studio dell'armonia, sono tutti diciamo, argomenti che se presi così di petto naturalmente possono risultare pesanti. Ammettiamoci però nella situazione che qualcuno magari lo voglia fare proprio per passione, quindi per migliorarsi e cercare di accrescere, diciamo, le proprie capacità escludendo proprio tutta la preparazione canonica. Allora, innanzitutto la suddivisione nel tempo. Capire in primis quanto tempo possiamo dedicare al nostro studio. Lo studio giornaliero dà frutti il 50% superiori rispetto a uno studio frammentario. Quindi, se noi riusciamo a dedicarci mezz'ora, 40 minuti al giorno per il nostro strumento, sicuramente nel tempo, per quanto breve sia l'arco di tempo in cui noi studiamo, i risultati arriveranno prima e saranno più duraturi nel tempo. Se noi magari facciamo le classiche ammazzate di studio, ovvero per 4-5 giorni non studiamo mai, poi dopo invece ci chiudiamo nel nostro studio 4 ore al giorno a fare eccetera eccetera, scale e tutto quanto, facciamo una gran fatica, al momento magari dopo le 4 ore ci sembra di aver fatto delle grandi cose, dopo 3 giorni andiamo a suonare e non ci ricordiamo assolutamente niente. Perché il corpo, comunque sia anche la mente, hanno dei tempi di apprendimento che sono stati studiati, ci vogliono dalle 4 alle 6 settimane per apprendere un movimento e memorizzarlo, un po' come il discorso della bicicletta. Quindi c'è bisogno di tempo per migliorare, per crescersi. Se pensate di ottenere i risultati tutto e subito, purtroppo non è quella la strada. Quindi torniamo comunque alla nostra mezz'ora, 40 minuti, un'ora. Il segreto dove sta? Segreto, il segreto di Pulcinella, dove sta? Nel suddividere il tempo in argomenti, negli argomenti che ci interessa affrontare. Quindi abbiamo un'ora, magari suddividiamo questa ora in tre parti, in quattro blocchi da 20 minuti, scusate, da un quarto d'ora o tre blocchi da 20 minuti. Quindi 20 minuti, 20 minuti, 20 minuti. Ogni 20 minuti noi cambiamo argomento, cambiamo modalità di lavoro che diciamo stiamo affrontando, quindi potremmo fare 20 minuti di tecnica, 20 minuti di improvvisazione o comunque studio dell'armonia e 20 minuti di lettura. La tecnica lasciatela sempre alla fine, perché è quella su cui magari ci si può stare un po' meno concentrati, perché
perché per via del fatto che noi prendiamo un esercizio, lo ripetiamo, diciamo, in maniera a loop, in maniera conseguenziale, quindi non abbiamo bisogno proprio della concentrazione, della massima concentrazione. Sicuramente gli argomenti che ci portano più concentrazione, che richiedono più concentrazione, sono l'armonia e la lettura. Io direi in primis qualcosina da leggere sicuramente è il primo step. Quindi se volete fare lettura ritmica il Dante Agostini, oppure ci sono tante altre cose da leggere. Poi un po' di armonia per capire bene o male come si muovono gli accordi, come il basso si muove all'interno di una canzone e poi la tecnica. Se avete successivamente ancora un altro blocco di tempo da inserire, possiamo inserire subito dopo l'armonia, prima della tecnica, magari l'improvvisazione, oppure fra la lettura e l'armonia, dipende cosa state leggendo. Quindi sostanzialmente gli argomenti su cui io mi concentro sono sicuramente quattro, quindi tecnica, armonia, lettura e improvvisazione. Scegliete il tempo da dedicare, una volta finito il tempo passate all'argomento successivo, quindi non vi fate trasportare nel diciamo, prolungare un argomento che ha già esaurito il suo tempo, quindi passate quello che siete riusciti a fare bene, passate oltre. Naturalmente in tutto questo spesso va escluso il tempo che voi investite per tirare giù i pezzi, magari molti di voi hanno dei gruppi, quindi hanno bisogno di tirare giù i pezzi. Quello allora ci sono due modi di vederlo, o lo vedete come ear training, quindi trascrizione, quindi è in funzione del fatto che io sto trascrivendo un brano per poi suonarlo, però la trascrizione appunto richiede che venga fatta in un determinato modo, oppure può essere preso a sé. Trascrivete qualcosa che non vi piace ascoltare, qualcosa che fate anche un po', vi risulta un po' pesante, cercate di capire quello che accade. Tutti questi esercizi di ascolto vi servono poi per l'ear training e per abituarvi appunto a estrapolare anche delle cose belle da cose che normalmente non vi piacerebbero. Allora, quindi la suddivisione in blocchi. Quindi questo è il primo punto. Secondo punto, datevi dei paletti. Quando voi studiate la tecnica, ad esempio studiate un riff funky, un giro funky, fatelo utilizzando solo due note al massimo. Io adesso per esempio ho fatto Sol e La, naturalmente su tutte le ottave disponibili. Questo per abituarvi a lavorare con dei paletti, con dei limiti, con delle imposizioni. Il fatto di darvi dei paletti, quindi dei vincoli, diciamo, degli obblighi, vi appunto abitua a pensare a delle soluzioni alternative. Come dicevo, il fatto di impostare questo tipo di esercizio, anche lo studio di un ritmo funky, di un accompagnamento funky, solo su due note, vi obbliga per forza di cosa a dover sviluppare quello che è il discorso delle variazioni ritmiche. Quindi appunto il fatto di poter veramente utilizzare solo due note, dovete per forza lavorare su quello che è il discorso degli spostamenti ritmici, degli accenti ritmici fatti su due note. Questo è un altro modo per diciamo, focalizzare e ottimizzare al meglio il vostro, diciamo, il vostro momento di studio. Quindi organizzare il tempo, darvi dei paletti, quindi cose che non dovete fare assolutamente, tipo nell'utilizzo, nello sviluppo della scala io non voglio mai utilizzare il settimo grado, quindi faccio tutte le mie scale senza utilizzare mai il settimo grado. Oppure non voglio, per esempio per l'improvvisazione, nell'improvvisazione non voglio mai utilizzare, non voglio mai suonare la tonica, non voglio mai suonare il quinto grado, quindi voglio suonare solo gradi al di fuori, quindi una scala al di fuori, senza utilizzare appunto quelle due note lì. Utilizzando questa modalità di vincoli, di paletti, siete per forza costretti, se siete appunto onesti in quello che voi fate, a cercare delle soluzioni alternative. Questo appunto vi facilita poi nel tempo a avere una ricchezza di linguaggio, una capacità di variazione diciamo, nel proprio fraseggio, nel proprio accompagnamento, diciamo, anche capacità di interazione, anche il fatto di saper suonare una nota sola ma con tante sfumature.
Quindi c'è tanto, diciamo, da imparare nel suonare con dei paletti. Ribadisco, sicuramente quello che dovreste evitare di fare è quello di perdere tempo, passatemi diciamo, il paragone, nel suonare su brani di YouTube, o quello è un altro tipo di attività. È un bel cazzeggio, è un modo buono di divertirsi, però ecco, se il vostro obiettivo è quello di superare degli step, superare dei limiti, superare delle difficoltà, dovete gestire il tempo e studiare con dei paletti. Anche il discorso della velocità. La velocità, per chi magari ha proprio piacere di aumentare la velocità dello studio, non si ottiene in una settimana, in 2 settimane, però vi garantisco, se voi mettete 10 minuti al giorno, fate un esercizio che vi piace, per quale magari voi vi volete specializzare, e ogni giorno crescete di 2 dB, nel giro di 15-20 giorni avrete fatto 7, 14, 21, avete fatto una 30, 40 dB di velocità, e 40 dB di velocità, se voi lo paragonate da 80 a 120, è un abisso. Cioè, dopo non è detto che la crescita sia così esponenziale, però basta poco, il corpo si allena, si abitua e piano piano comunque sia voi riuscite a aumentare la vostra capacità. Dopo il problema è mantenere quel tipo di allenamento, però quello è un altro tipo di discorso. Quindi Paolo, spero di averti risposto in maniera utile e concreta. Quindi, e poi ecco, con Paolo ho risposto un po' a tutti quanti. Quindi organizzate al meglio il vostro tempo, dedicando frazioni di tempo. Come è finita la frazione, passate a un altro argomento, ok? Gli argomenti sono tanti, quindi diciamo, un elenco degli argomenti che vi interessa prevalentemente approfondire, solitamente almeno 3 o 4, e poi su quello ci concentrate. Magari potete cambiare di settimana in settimana il blocco degli argomenti. È un modo molto organizzato di studiare. Sicuramente io, che sono della Vergine, mi riesce un po' meglio perché sono molto preciso da questo punto di vista, però dà i frutti, perché riusciamo poi a concretizzare il lavoro che stiamo facendo. Bene, se questo video diciamo, ti è risultato utile, ricordati comunque sia di lasciare un like, perché a me, diciamo, per me è importante, e anche se vuoi essere informato su tutte le attività del canale, dalle lezioni alle interviste, alle recensioni e tutto quanto, di iscriverti, così continuiamo a crescere e possiamo fare sempre cose più grandi insieme. Detto questo è tutto, alla prossima lezione di Basso in Pillole, ciao e buona musica, Luca!